Sono Sepide, vengo dall'Iran, di preciso Teheran, e quasi 21 anni che sono qui in Italia. Sono qui grazie ad un progetto dell'ambasciata italiana in Iran che promuoveva la lingua e la cultura italiana. Come ho affrontata questa interruzione della normalità che ha chiesto molta flessibilità in tutti i sensi? Io penso che ognuno di noi ha dovuto affrontare delle sfide e il senso di incertezza sul lavoro, gestire delle giornate molto diverse da prima della pandemia. Quello che ho cercato di fare io era di smettere di arrabbiarmi, di lamentarmi, ho cercato di come poter cambiare questo brutto momento in un vantaggio e fare qualcosa di utile per il futuro. Avevo tempo a disposizione per fare delle cose che prima non potevo seguire. Ho dedicato il tempo ad imparare le cose nuove. E per esempio, ho fatto un corso di dattilografia o un corso di pittura d'acquarello o dei corsi di cucina online. Ho dedicato tempo a me stessa e soprattutto ad apprezzare quello che ho: una casa, una terrazza, degli buoni amici che mi facevano sentire bene e mi cercavano. Invece di focalizzare sul problema, ho cercato di porre attenzione alla gratitudine. Un incontro significativo durante il periodo che vivo in Italia. Devo dire che sono i vicini di casa mia. Sono qui in questa casa da 6 anni, mi fanno sentire bene, sono sempre disponibili. Siamo una piccola comunità molto unita. Loro organizzavano degli appuntamenti durante quarantena per cantare tutti insieme, tutti i weekend, dai balconi. E questo era un modo per affrontare la paura e angoscia che era impossibile non avere. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, soprattutto i vicini di casa, di combattere la paura e avere la fiducia in quello che verrà.